Il brano della Genesi ci porta sempre a un principio, e quando noi parliamo di principio, la prima cosa che ci viene in mente è questa: all'inizio, prima che Dio creasse tutto. Di fatto, questo principio, più che dire un qualcosa dal quale tutto ha inizio, ci dice che all'inizio, dall'eternità, la cosa più importante è questa, è la relazione. Cioè, Dio non ha voluto che l'uomo, che l'essere umano fosse solo, ma che ci fosse un altro essere simile a lui. Perché? Ci potevano essere tante cose, ma in fondo nei due racconti della creazione c'è il racconto in cui Dio crea prima tutto e poi alla fine crea l'uomo, come a dire: tu hai tutto adesso. Eppure l'uomo sperimenta che con nulla può entrare in relazione, o perlomeno in una relazione completa. Perché? Perché le piante non parlano, perché le piante, gli animali, non ti rimandano qualcosa, sono soltanto capaci di accogliere, tra virgolette di subire, ma non possono rimandarti nulla. L'unico essere che può rimandarti qualcosa, che ti rimanda qualcosa, è l'essere umano. Tant'è vero che quando Dio, dalla costola di Adamo, crea la donna, Adamo dice: finalmente, è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Cioè, mi può dire: tu mi stai bene, tu stai facendo male, nella consapevolezza che quello è il bene dell'uomo, dell'essere umano. Perché Dio non crea la donna perché l'uomo possa star bene, come intendiamo noi, non è, diciamo, è tutto a posto, non gli manca nulla, sta bene. No, no. Dio crea la donna proprio perché l'essere umano possa mettersi in discussione, possa crescere, cioè possa stare di fronte a lei come di fronte ad uno specchio, e quindi l'altro rimanda la propria immagine, anche i propri limiti. Per cui in principio c'è la relazione. Anche quando l'uomo è solo c'è la relazione, sapete? Perché la prima relazione che noi viviamo è questa, è la relazione con noi stessi. È come se dentro di noi ci fosse, tra virgolette, scusate il giro di parole, ma il tu di me, io con me stesso. Ma non è costitutiva quella relazione dell'essere umano, cioè nel senso non lo completa, perché come spesso noi diciamo le cose, ce le diciamo, ci troviamo la risposta da soli, ci assolviamo, ci condanniamo, però non c'è un termine di paragone. Allora facciamo l'esperienza in questa relazione che noi non bastiamo a noi stessi da soli. Tanti anni fa c'era un libro, Nessun uomo è un isolato, cioè noi, dice il Papa nella Fratelli Tutti, non possiamo vivere da soli, cioè le varie etnie, le varie società, no? Non possono raggiungere dei risultati da soli. Abbiamo bisogno quindi di relazione, perché quello ci dà il principio, cioè la completezza. La relazione ci dà la completezza. Quindi a principio non c'è l'io, ma l'altro rispetto al quale io sono un tu. Siccome io non basto a me stesso, allora capisco che devo aprirmi. Se voglio uscire, perché l'apertura significa uscire fuori da se stessi, è come un guscio che si apre e viene fuori la vita. Questo significa che io comincio a vivere soltanto se mi apro a un altro tu, non a quello che ho dentro io. Allora, questo tu Adamo lo trova in Eva. Questo tu lo troviamo nella vita di coppia con la moglie, con il marito, questo tu lo troviamo nelle relazioni di amicizia, questo tu lo troviamo nelle relazioni parentali, genitori, figli, cioè questo tu lo troviamo ovunque.
Pensate, anche coloro che fanno una vita in solitudine non vivono da soli proprio come noi intendiamo. Anche un monaco, anche un eremita ha bisogno di qualcuno con il quale relazionarsi. Allora le persone che vanno all'eremo o comunque chi la guida spirituale che guida l'eremita o il monaco, cioè c'è sempre un tu col quale relazionarsi. Noi non abbiamo delle relazioni, noi siamo relazione. Se dovessimo dire chi è l'uomo, l'uomo è relazione. Qualche filosofo diceva l'uomo è un animale sociale. Per cui noi entriamo in società, è impossibile concepirci senza questo. Tant'è vero che ne facciamo l'esperienza nella vita di coppia quando non c'è il dialogo, quando ci allontaniamo, eccetera. Possiamo vivere nella stessa casa, ci sentiamo soli. Quando comincia a mancare il relazionarsi, cioè il farci da specchio l'un l'altro, allora significa che non rispondiamo a quello che siamo e stiamo male, perché è come se guardassimo la foto che è sulla carta d'identità ma non corrispondesse alla nostra realtà. Perché se da principio Dio ha voluto l'uomo così come relazione e non viviamo la relazione, significa che non c'è coincidenza tra quello che Dio ha voluto per me, per il mio bene, e quello che io sto vivendo. E quindi questa distinzione mi porta a stare male. Quando io sto male, perché non c'è coincidenza tra queste cose. Qualcuno diceva, noi siamo fatti da un altro, che è Dio, ma siamo fatti per l'altro. Noi veniamo dall'altro con la A maiuscola, che è Dio, quindi siamo fatti da Lui, ma non siamo fatti da Lui semplicemente così, perché ci ha voluto come una bomboniera, no, perché fossimo per gli altri, cioè perché entrassimo in relazione. Potremmo dire che tutta la nostra vita è fatta da un mettere insieme le maniche. Voi provate a guardare un po' i maglioncini che abbiamo noi di lana, no? Queste cose. Avete visto come legano quei fili tra di loro? Cioè, se non legassero bene quei fili tra di loro, non avrebbe forma quella sciarpa, quella maglia, quel cappello. Quando invece legano bene, allora significa che calzano a pennello. La relazione matura è quella relazione nella quale io ci sto bene. Ma non perché sono stato bravo, perché corrispondo a quel quadro. Senza l'altro l'io muore, si atrofizza. È come se mancasse una parte di noi. Poi provate a prendere una persona e farla stare per anni da solo, sperduta in un deserto dove non c'è nessuno, eccetera. E non so se voi ricordate il film Tarzan, non l'avete visto? Avete visto quando poi rientra? Non riesce ad entrare in relazione perché comunque lui era convinto che il suo mondo fosse quello, cioè andava bene, si relazionava solo con se stesso, gli animali in fondo più di tanto non potevano. Per cui si sente come un pesce fuor d'acqua. E così è per noi, cioè rischiamo di chiuderci e di considerare il mondo solo quello che siamo. Questo significa che ci possiamo atrofizzare per due motivi. Uno, per la paura, perché entrare in relazione incute paura. Perché l'altro mi può dire qualcosa che di me non va e che io non accetto. Ce lo dirà sicuramente. Abbiamo fatto tutti l'esperienza, no? Ce lo dice e glielo diciamo. E così è per tutti. L'altro invece è che atrofizzarci significa scoprire il senso dell'avventura. Se non scopro questo senso, mi atrofizzo, se rinuncio all'avventura, perché cominciare con l'altro una relazione significa avventurarsi su un mare che è rischioso, perché ci sono le onde, perché ci sono le tempeste, perché non vedo l'orizzonte, non vedo la fine, perché comunque devo navigare,
E questo è l'incontro continuo con l'altro. Vi dicevo prima, nella Fratelli Tutti, il Papa dice che nessun popolo, nessuna cultura può ottenere tutto da sé. Noi non possiamo ottenere tutto da noi stessi, ma insieme con l'altro sì. E neanche tanto, perché c'era Gabriel Marcel, un filosofo, avete conosciuto, avete sentito sicuramente qualcosa. Lui dice: è vero che il tu di me non basta a me stesso, e proprio perché non basta ho bisogno di aprirmi ad un altro tu che è fuori da me, che sono le altre persone. Ma anche noi nella relazione poi ci accorgiamo che qualcosa ci manca, che per quanto l'altro possa dirmi delle cose, in fondo anche lui è limitato. Quindi sì, ci affacciamo, ma fino a un certo punto. Allora significa che c'è un altro tu, che noi, io e tu, abbiamo costituito questo noi. Se l'io si apre al tu, il noi si apre all'altro, che è Dio. E quindi lì sperimentiamo poi questo continuo stravolgimento della nostra vita e questa continua crescita. Lì possiamo dire che ritorniamo al principio e a quello che siamo, cioè alla nostra identità. Quello che vogliamo dirci è proprio questo: nella Fratelli Tutti il Papa continua insistentemente a battere sulle relazioni, ma non perché sono delle cose da fare, ma perché è quello che noi siamo. Rinunciare alla relazione nella vita di coppia e in tutti gli altri ambiti significa rinunciare a se stessi, e noi non possiamo rinunciare a noi stessi.